Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6 che apriamo parlando di cronaca. Ha confessato subito Angelo Bernardone che nella giornata di ieri ha ucciso la moglie Maria Rita Conese gettandola nel fiume Osento. Donna che era malata, soffriva di Alzheimer e secondo il ministero, quello di Casalbordino, è il centesimo caso di femminicidio in Italia. Durante quest'anno il servizio di Stefano Recanati. Ha ucciso la moglie gettandola da un'altezza di 10 metri nel fiume Osento e poi si è costituito presso la locale caserma dei carabinieri. Si è consumato così in poche ore l'ennesimo femminicidio del 2021 nel nostro paese. Il fatto è accaduto a Casalbordino nei pressi della strada provinciale 216 nel giorno di Santo Stefano, dove Angelo Bernardone, 74 anni, ex metalmeccanico dell'area industriale della Val di Sangro, ha ucciso la moglie Maria Rita Conese, 72 anni, da tempo malata di Alzheimer. I due, sposati con quattro figli, finito il pranzo, si dirigono verso il cimitero di Atessa per fare una visita ai genitori di lei, lì sepolti, quando in auto è scoppiata l'ennesima lite. L'uomo, forse in preda all'esasperazione, proprio a causa della malattia che affliggeva lei da tempo, ha deciso di compiere l'estremo gesto. Giunto in caserma, Bernardone ha confessato il tutto ed in tarda serata è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. La donna è stata trovata morta nell'acqua e a nulla sono valsi i soccorsi operati dai carabinieri di Casalbordino, inutile anche l'intervento di un elicottero. Sul caso e sul luogo della tragedia, immediato l'intervento della Procura di Vasto con il PM Michele Pecoraro. Nelle prossime ore, al massimo domani, sarà effettuata l'autopsia sul corpo della donna a cura del medico legale Cristian Dovidio. Come detto, è l'ennesimo caso di femminicidio nel nostro paese, il secondo delle feste natalizie dopo quello di Amelia, provincia di Terni, dove un ottantenne medico in pensione la notte della vigilia di Natale ha ucciso la moglie, ex maestra, anche lei gravemente malata. Secondo i dati del Ministero degli Interni, questo di Casalbordino potrebbe essere il centesimo caso di omicidio di donna in ambito familiare del 2021. Relativi al periodo 1 gennaio-19 dicembre 2021, infatti, sono stati registrati 281 omicidi con 114 vittime donne, di cui 98 uccise in ambito familiare affettivo. Di queste, 66 hanno trovato la morte per mano del partner ex partner. Si è di fronte ad un leggero aumento, più 1%, sia nell'andamento generale degli eventi, da 278 a 281, sia per le vittime di genere femminile, da 113 a 114. Cambiamo argomento. Da gennaio niente più voli Ryanair da e per l'aeroporto d'Abruzzo, ad eccezione di quello per Orio al Serio. La decisione arriva dopo l'aumento di casi di positivi nel vecchio continente. Brutto colpo per il presidente della saga, Catone. Ce ne parla Paolo Renzetti. L'emergenza sanitaria torna a colpire gli aeroporti. Dal 9 gennaio la compagnia irlandese Ryanair sospenderà infatti tutti i voli attualmente attivi nello scalo aeroportuale pescarese, tranne quello per Bergamo, Orio al Serio. Non saranno così più operativi, almeno fino all'inizio di febbraio, i voli verso Bruxelles, Charleroi, Bucarest, Francoforte, Malta, Torino e Londra. Alla base della decisione l'aumento dei casi di positivi in Europa. C'è preoccupazione in vista dell'inizio del 2022. Sì, è una doccia fredda anche per noi. Dal 9 gennaio al 31 gennaio Ryanair ha cancellato tutti i voli in gran parte degli aeroporti regionali d'Europa. Colpisce questa situazione anche il nostro scalo abruzzese e rimane in essere solo il volo da e per Bergamo in questi giorni. È un aspetto molto negativo sia per il nostro scalo, per il nostro aeroporto, che vedrà diminuire la mole di lavoro e tutto ciò che ne consegue, ma soprattutto è un disservizio per tutti gli utenti. Utenti e passeggeri abruzzesi che sono abituati anche ad esempio a prendere il volo per Bucarest o per Torino. In prospettiva, Presidente, cosa si può dire per il 2022? Ci sono diversi punti interrogativi un po' per tutti gli scali italiani, però la situazione in questo momento non induce molto all'ottimismo. Purtroppo non può essere una magra consolazione che è una vicenda che vale per tutti gli aeroporti nazionali e internazionali perché la flessione è evidente e colpisce tutti. E i segnali non sono incoraggianti, questo non ci consente di stare con le mani in mano, ma stiamo continuando a ragionare con i vettori presenti in aeroporto e anche qualchedun altro che potrebbe arrivare. È pubblicato un bando della Regione Abruzzo per l'incentivazione sulle nuove rotte.
ovviamente certo il timing non è dei migliori, però continuiamo a ragionare anche con i vettori non presenti per far sì che un'eventuale ripresa, un eventuale inizio summer 2022 sia almeno al pari di quella 2021. Per le vacanze di Pasqua voi pensate, sperate che la situazione possa cambiare, migliorare, mancano ancora alcuni mesi? Se analizziamo quello che abbiamo fatto nelle vacanze natalizie, quindi abbiamo comunque ripristinato il volo per Palermo ragionando con il vettore Volotea, abbiamo raggiunto dei risultati positivi. Poi purtroppo i numeri e la pandemia ci hanno colpito, ha colpito l'intero mondo anche nelle festività natalizie, e noi per le vacanze pasquali faremo lo stesso, tenteremo di aumentare frequenze e rotte, ma poi purtroppo non gestiamo i numeri legati alla pandemia. E a proposito di pandemia, ecco i numeri della giornata di oggi, 27 dicembre, sono 400 di età compresa tra 1 e 95 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso, si tratta di una 72enne della provincia di Chieti, e sale a 2630, i guariti sono 90. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 9411, 306 in più rispetto a ieri. Di questi 154 pazienti, 10 in più rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 21 sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 9239, 299 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2812 tamponi molecolari per un tasso di positività del 14,2%. Del totale dei casi positivi odierni, 61 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 246 a quella di Chieti, 66 a quella di Pescara, 25 a quella di Teramo, mentre per due persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. Alla luce dei dati odierni, in Abruzzo il tasso di occupazione dei posti letto è fermo al 12% per le terapie intensive e sale al 12%, più 1%, anche per l'area non critica, a fronte di soglie da zona gialla rispettivamente da 10 e del 15%. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti continua a salire, arriva a 278, la soglia limite è quella di 50, registrando anche il valore più alto dell'ultimo anno, in particolare dall'inizio di dicembre 2020, e quindi il solo dato dell'area non critica negli ospedali, del tasso d'occupazione in area medica, a mantenerci in zona bianca per 3 punti percentuali. A livello territoriale i numeri più alti dell'incidenza del virus sono quelli del Teramano, dove a 391, dato più elevato mai registrato da quando quasi 2 anni fa è esplosa la pandemia. Segue il Pescarese in rapido peggioramento con un'incidenza di 319, nel solo capoluogo adriatico l'incidenza settimanale è a 333. Si tratta di valori che con i parametri in vigore fino alla primavera avrebbero imposto la zona rossa addirittura, che scattava con incidenza superiore a 250. Poi ci sono il Chietino, dove l'incidenza aumenta di 63 punti in un giorno e arriva a 240. E l'Aquilano a 219. E come sapete, a causa dell'emergenza sanitaria, il governo ha chiuso le discoteche fino al 31 di gennaio. La notte di San Silvestro vedrà saltare diversi cenoni e riparte la richiesta di ristoratori a indennizzi. Vediamo. Taucci, discoteche chiuse fino al 31 gennaio, molti cenoni a rischio. Torna l'emergenza sanitaria e alcuni imprenditori tornano a chiedere i ristori? Beh, assolutamente sì, perché il fatto che si debba puntare il dito solo su alcune categorie, è naturale che quelle categorie si sentano tornare indietro innanzitutto di un anno, ma a questo punto hanno bisogno di un ristoro che non sia però quello degli anni precedenti, perché fortunatamente tutto il resto si sta muovendo. Le discoteche e la ristorazione, che quasi sicuramente avrà una fase di stop, di rallentamento per il Capodanno, subisce un danno economico importantissimo in un momento in cui tutti quanti incominciavano a pensare ad una piccola ripresa. Nella ristorazione questi giorni sono giorni in cui si incassa e si producono quegli utili che servono per reggere le aziende, così come per l'abbigliamento, il saldo piuttosto che altri momenti.
Quindi bruciare il fatturato del Capodanno significa bruciare un'economia che serve poi per mantenere un'impresa. Non solo le aziende che purtroppo avranno questo problema, saranno anche i lavoratori che subiranno eventualmente ulteriore cassa integrazione o in alcuni casi lì dove ci sono le condizioni di una riduzione di posti di lavoro, perché questa altalena, questo movimento su e giù della possibilità di fare e di non fare crea grande incertezza. Molte attività hanno deciso di non fare il veglione, questo significa dover riparametrare completamente la propria attività e i propri utili. Altri forse penseranno di annullarlo, quindi il danno economico è importante. E ora la politica. Il Consiglio regionale oggi sceglierà i tre grandi elettori chiamati a votare il prossimo anno il nuovo Presidente della Repubblica. A meno di sorprese dell'ultima ora, a rappresentare l'Abruzzo saranno Marco Marsilio, il Presidente, Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale, e Sara Marcozzi, la capogruppo dei 5 Stelle. E intanto il Presidente della Regione, ospite della trasmissione Omnibus sulla 7, quest'oggi ha parlato della possibile elezione al Colle di Silvio Berlusconi. Ascoltiamolo. Il Consiglio regionale sceglierà nel corso della seduta di oggi i tre grandi elettori della regione Abruzzo che parteciperanno alle elezioni del Presidente della Repubblica nel prossimo mese di marzo. Assise, che dopo lo slittamento di qualche ora prenderà il via alle ore 15 per permettere uno screening a tappeto dopo le positività riscontrate nei consiglieri Montepara e Testa. Non è escluso a questo punto il ritorno alla modalità online. Tra le file della maggioranza di centrodestra in sella dal febbraio del 2019, la scelta ricadrà sul Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio di Fratelli d'Italia, sul Presidente dell'Assemblea regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia. Il terzo nome individuato in seno alle forze di opposizione è invece quello della capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi. La pentastellata in particolare avrebbe il voto sicuro con l'ausilio dei consiglieri di centro-sinistra, vista anche la profonda spaccatura in seno al Movimento. Proprio il Presidente della Giunta regionale, intervenuto questa mattina nella trasmissione Omnibus di La 7, non ha ostentato nessun problema a confermare la propria volontà e quella del centrodestra nel sostenere Silvio Berlusconi alla guida del Quirinale. Io naturalmente voterò quello che il centrodestra deciderà di votare tutti insieme. La nostra speranza e il nostro auspicio è che tutto il centrodestra abbia una candidatura unitaria e che tutti insieme la sosterremo. Berlusconi è molto amico dell'Abruzzo, conosciamo tutti l'impegno di Berlusconi per la ricostruzione post-sisma all'Aquila, e quando viene in Abruzzo raccoglie sempre tanta simpatia, tanta gratitudine, tanto affetto, e sono certo che se fosse Presidente della Repubblica la Regione Abruzzo avrebbe un amico vero al Quirinale. E domani ci sarà anche una rappresentanza abruzzese dei balneari di Confcommercio e Ciba Confesercenti a Roma per protestare sotto al Mise contro la decisione del governo di azzerare le concessioni balneari. Domani a Roma alle 15 in via Veneto, sotto la sede del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, ci sarà la protesta dei titolari e gestori degli stabilimenti balneari contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso la proroga fino al dicembre 2023 delle concessioni balneari. Una rappresentanza dei manifestanti incontrerà il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Sarà presente a Roma una vasta platea di balneatori abruzzesi. Il governo stava usando la mano forte contro la volontà dei partiti che lo sostengono, contro la volontà dei balneatori che hanno dato la promessa alla politica che si sarebbero seduti intorno a un tavolo. Abbiamo notato che all'interno del governo c'è chi sta lavorando contro la nostra democrazia, contro le imprese, e meno male che abbiamo amici all'interno del Parlamento che ci hanno avvisato al momento. Il 23 dicembre si stava facendo uno scempio, si stava realizzando la nostra morte senza nemmeno darci la possibilità di appellarci. Perché appellarci? Perché nella sentenza del Consiglio di Stato noi abbiamo deciso che faremo ricorso in Cassazione. Se la manina si sarebbe inserita il 23 dicembre, molto probabilmente la nostra sentenza sarebbe andata a vuoto, perché il governo avrebbe sicuramente emanato una modifica della norma e quindi il nostro appello sarebbe stato inefficace. Quindi domani mattina saremo a Roma per far vedere la presenza ai partiti della maggioranza, al ministro Garavaglia, alla Gelmini, a Gasparri, ad Amendola, a Turchi, a tutto l'apparato
governativo e poi ci organizzeremo sicuramente, non ci fermeremo a domani, dovremo organizzeremo, partirà dall'Abruzzo la proposta di andare all'euro e di fare il raduno di tutti gli stabilimenti balneari, di tutte le concessionarie balneari d'Italia. Dobbiamo risolvere il problema, dobbiamo fare la riforma, facciamola insieme, tenuto conto che ci si mette intorno a un tavolo e si trova la soluzione, la quadra per fare in modo che questa riforma sul codice della navigazione che riguarda il turismo demaniale venga definita una volta per tutte. Sono 20 anni che ci fanno sedere, sono 20 anni che ci prendono in giro, adesso basta. In concreto chiediamo che gli interlocutori che devono affrontare questa riforma non possono essere i tecnici ministeriali, ma deve essere la politica. Poi chiediamo che venga inserito all'interno di un'evidenza pubblica l'avviamento commerciale, il valore aziendale delle nostre imprese, la tipicità delle nostre imprese e anche la valorizzazione, nonché la rigenerazione demaniale, in modo da consentire anche a noi di fare una programmazione di investimenti che sia a lungo termine. Quest'oggi è stato approvato un emendamento al bilancio di previsione della Regione Abruzzo che stanzia 400.000 euro per la vertenza sulla panoramica di Chieti che riguarda il trasporto pubblico locale. Il servizio è di Selenia Secondi. Depositato l'emendamento che stanzia 400.000 euro destinati a definire la vertenza tra la Panoramica, la società di trasporto pubblico urbano di Chieti, e i lavoratori. Sul tavolo della trattativa il mancato rinnovo degli incentivi del contratto di secondo livello. L'emendamento è stato sottoscritto dal sottosegretario con delega ai trasporti D'Annunzis e dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo, il quale da settimane si era attivato per arrivare ad una soluzione della vertenza che da un anno vede i lavoratori della Panoramica senza il riconoscimento degli incentivi previsti dalla contrattazione di secondo livello. Giovedì scorso, durante la conferenza dei capogruppo alla Regione, le organizzazioni sindacali hanno chiesto di vincolare queste somme al rinnovo contrattuale. È stato quindi definito l'iter per le risorse che saranno trasferite al Comune di Chieti, il quale poi dovrà agire nei confronti della Panoramica, chiamata a ripristinare le corse soppresse. Le organizzazioni sindacali dei trasporti, rappresentate dai segretari regionali Franco Rolandi, FILT CGL, Andrea Mascitti, FIT CISL e Luciano Lizzi, FAISA CISAL, hanno evidenziato che il problema non ha interessato unicamente i 70 dipendenti della Panoramica di Chieti da oltre un anno con la contrattazione aziendale azzerata e una decurtazione salariale di oltre 4.000 euro, ma abbia più in generale intaccato pesantemente in un servizio pubblico essenziale come quello del trasporto pubblico locale che in provincia di Chieti e nello specifico nel comune capoluogo ha rappresentato un caso anomalo ed esclusivo nello scenario regionale e paradossalmente anche nazionale. Soddisfazione viene espressa oggi dalla CISL che ora però ribadisce come i sindacati debbano farsi garanti della ripresa della contrattazione che vedrà ristorati i lavoratori della Panoramica, così come andrà garantita la riorganizzazione dei servizi alla collettività teatina per il diritto alla mobilità. Ma, ribadisce Mascitti dalla CISL, bisogna soprattutto battersi per far sì che i lavoratori della Panoramica abbiano turni di lavoro a norma di legge. In Abruzzo è nata una rete di spazi di lavoro condiviso. Teramo, Pescara, L'Aquila sono le tre realtà che daranno la possibilità ad aziende, associazioni e start-up di lavorare in luoghi comuni e professionalmente stimolanti. Tania Bonici Castelli. Teramo, L'Aquila e Pescara costituiranno una rete di spazi di lavoro condiviso in Abruzzo, un progetto di open co-working che sosterrà i giovani professionisti che decidono di restare nella loro terra per progettare e creare. A Teramo c'è uno spazio aperto che ospita aziende, start-up e associazioni, è wide open, un modo di lavorare, un luogo che stimola la crescita professionale. Che cos'è questo spazio? Questo è uno spazio di co-working che accoglie dei liberi professionisti ma anche società e start-up, è uno spazio dove iniziare la propria carriera e proseguirla dal momento in cui si riesce a creare una connessione fra tutti e condividere tante esperienze e tante professionalità di modo che appunto si possa crescere, iniziare la propria carriera, svilupparla e diventare autonomi in un mondo in cui diciamo che la libera professione si sta sviluppando sempre di più
necessario, insomma, un supporto iniziale. Voi che cosa offrite? Noi offriamo dei servizi di coworking, quindi diciamo da un punto di vista superficiale una scrivania e una connessione, poi in realtà c'è tutto il resto che può riguardare sia appunto il supporto professionale che quello più dinamico della costruzione dei rapporti fra tutte le persone che vivono lo spazio. Chi viene qui? Vengono qui nel nostro caso soprattutto liberi professionisti che lavorano nel settore creativo e nell'ambito della comunicazione e del design. Il progetto di Open Coworking, così fondamentale per creativi e progettisti, non poteva sfuggire all'Università degli Studi di Teramo, che ha deciso di collegarsi alla rete con i suoi spin-off. Il ruolo dell'Università di Teramo in questo progetto? È un ruolo di fondamentale importanza perché abbiamo da subito sposato quelle che sono le tematiche attuali per sviluppare modelli di supporto alle start-up e modelli innovativi di lavoro. Oggi per analizzare, studiare, strutturare e governare delle variabili sono necessarie delle competenze assolutamente trasversali e lo dimostrano eventi come quelli di oggi in cui l'Ateneo partecipa, la Facoltà di Scienze della Comunicazione partecipa con i suoi spin-off per strutturare un modello a rete condiviso. L'interdisciplinarità è quello che occorre per gestire e governare quelle che sono le sfide che ci attenderanno da qui ai prossimi mesi. Dopo un anno di stop è tornata al Palapiano Vincolato di Chieti la Festa dello Sport, la manifestazione che celebra la voglia di mettersi in gioco facendo sport, un'attività quanto mai importante soprattutto in questo momento. Uniti in questo progetto l'Arcidiocesi di Chieti, il CSI che si occupa dei meno fortunati e l'amministrazione comunale. Vediamo. Lo sport può essere un cammino di formazione per i giovani, quando è fatto con lealtà, con impegno, con passione, proprio perché educa al rispetto dell'altro, a puntare a mete alte, ma sempre facendo questo con grande serietà e verità. Il Natale dello sport a Chieti fu voluto dall'arcivescovo Bruno Forte appena si insediò. Il sodalizio con molte società sportive, tra le quali Chieti Calcio, la Magic Basket e la Tetis Atletica Leggera, va avanti e si basa su solidi valori umani e sportivi. Tutti insieme per salutare il Natale, ma anche per avviarsi a un nuovo anno, in nome di che cosa? Ma guarda, in nome di una cosa semplice, noi siamo abituati a fare bene il bene, per cui nell'organizzare lo sport stiamo cercando di riportare avanti alcuni valori, soprattutto quelli educativi. Per noi l'allenatore non è solo un tecnico, è un educatore. Se non fosse così sarebbe una persona capace di fare tanto male, invece in questa maniera è una persona che riesce anche a recuperare alcune cose che oggi purtroppo la famiglia non. Lo sport trasmette quel senso di giustizia di cui i giovani hanno una straordinaria necessità e da oggi viene un messaggio importante, un messaggio veramente di fiducia per un Natale che deve essere vissuto in sicurezza e per ecco, tante soddisfazioni per gli sportivi, come peraltro ci sono state per le associazioni sportive della nostra città in questo anno. Ci auguriamo che anche per l'anno nuovo si possa replicare, ecco, ma soprattutto un messaggio per i più piccini, per i giovani, che deve essere quello di non aggregarsi, ma diciamo stando comunque vicini. E siamo così giunti alla pagina dello sport del nostro telegiornale, che apriamo parlando di calcio di Serie C, perché il giudice sportivo ha comminato un'ammenda di 1.500 euro al Pescara e ha squalificato per un turno il difensore Iglianes e il centrocampista Pompetti, che quindi salteranno il match dell'8 gennaio con la Carrarese. Sul fronte mercato, attacco e soprattutto centrocampo sono reparti nei quali la dirigenza del Pescara è intenzionata a intervenire con operazioni sia in entrata che in uscita. Valutazioni andranno fatte anche sul parco portieri, poiché si avvicina il rientro di Gennaro. Andrea Costantini.
Pochi giorni all'apertura del calciomercato, dal 3 al 31 gennaio ci sarà la possibilità per i club professionistici di intervenire e riparare le lacune presenti nell'organico per mandare via gli esuberi e gli scontenti. Parentesi attesa anche in Casa Pescara, visto che il girone d'andata ha evidenziato oramai da settimane i reparti dove intervenire con maggiore incisività e ha messo in chiaro anche quali sono i giocatori che non ne rientrano più nei piani. Guido Marilungo e Cristian Galano hanno la valigia pronta e nelle ultime settimane hanno lavorato a parte e non sono stati mai convocati, anche quando in buone condizioni. Se Marilungo era arrivato in prestito dalla Ternana nell'affare Sorensen e il suo futuro passa anche per le valutazioni del club umbro, Galano è a 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto. Nella prima parte di questa stagione non ha mai digerito il fatto di essere rimasto. Il rapporto con Auteri non è stato semplice e le prestazioni in campo ne hanno risentito. Sul Robben delle Puglie da tempo c'era Avellino, società nella quale ritroverebbe gli ex compagni in biancazzurro Magnero e Scognamiglio. Nell'operazione con gli Irpini potrebbe rientrare il centrocampista Salvatore Aloi, che come Galano ha il contratto in scadenza al prossimo giugno. Sempre nel folto reparto offensivo si lavora per trovare una sistemazione a Miloš Bošić, che non ha trovato molto spazio anche perché le sue caratteristiche non si sposano bene col lavoro che Auteri chiede agli esterni. Meno pressante l'uscita di De Marchi, sul quale il Pescara crede ancora, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile per calciatore e società. Smaltite le partenze si potrebbe pensare ad un innesto. Sul centrocampo si concentrano le maggiori attenzioni del presidente Sebastiani e del DS Matteassi. Valdifiori non rientra nei piani ma è difficile cederlo. Sanogo prossimo alla partenza, Rizzo è un altro sacrificabile. I dirigenti del Delfino puntano ad un paio di innesti. Oltre ad Aloi continua ad essere attuale il nome di Carlo De Risio del Bari, ma oltre a scogli di natura economica c'è un'altra questione. De Risio è fuori lista e non ha mai giocato, dunque in caso di arrivo non sarà subito nella sua piena efficienza fisica. Meno problemi al momento ci sono in difesa, dove il solo Frascatore potrebbe essere in uscita e in quel caso bisognerebbe rimpiazzarlo. Valutazioni andranno fatte sui portieri. Il rientro di Di Gennaro creerà una insperata abbondanza. In rosa ci sono anche Sorrentino, Jacobucci e Radaelli, che porterà a qualche scelta strategica, forse negli ultimi giorni di mercato. Con 18 incontri ancora da disputare nel 2022, il Teramo deve alzare la media punti a partita, troppo bassa ora per poter pensare alla permanenza in C. Ma molto passa anche dalle vicende societarie, per le quali si attende un chiarimento a stretto giro. Jacopo Forcella. Un punto, 16 a partita, sperando che basti. E quanto servirebbe al Teramo nella parte 2 del campionato, quella che parte sabato 8 gennaio a Siena, per raggiungere la quota dei 40 che dovrebbe, condizionale assolutamente d'obbligo, permettere di centrare la salvezza. Insomma, basterebbe elevare di pochissimo una media punti che ora recita 1 a partita, 19 punti in 19 impegni. Dirlo sembra più semplice che farlo però, perché il diavolo che torna oggi ad allenarsi con una seduta pomeridiana avrà una ripartenza da brividi. La trasferta di Siena per l'appunto apre il nuovo anno e poi in casa arriva un Modena lanciatissimo, ma che sempre sabato 8 incrocerà le spade con la Reggiana nello scontro diretto al vertice e potrebbe subire contraccolpi, positivi o negativi, del risultato del Mapei Stadium. In più la questione ruota attorno alla possibilità o meno di poter dare a Federico Guidi qualche elemento per invertire la rotta. Non è semplice, visto che le vicende societarie vanno sbrogliate nel minor tempo possibile per fare in modo che si possa pensare ad una programmazione calcistica. La pronuncia della Coaps tarda ad arrivare. Il custode giudiziario a strettissimo giro incontrerà la dirigenza, sia la parte di maggioranza che quella di minoranza, anche in considerazione del fatto che allo stato attuale il Teramo ha un'autonomia a livello di cassa limitata ai prossimi 2 mesi. Sempre che non arrivi qualche offerta per qualcuno dei calciatori attualmente in organico, anche se vista la lenta progressione del girone d'andata, nessuno pare essersi messo in luce a tal punto da far accendere i riflettori del mercato su di sé. Nel frattempo, finché non ci sarà il semaforo verde per poter procedere all'ingresso di capitali, il tecnico biancorosso dovrà pensare a rinvigorire un gruppo che vive un momento di assoluta difficoltà, ma che se si guarda il prospetto delle partite disputate in stagione ha sempre viaggiato a strappi. 4 vittorie con Viterbese, Pistoiese, Fermana e Pontedera, 2 in casa e 2 in trasferta, ma poi è stato sempre ciclicamente soggetto a ricadute con risultati negativi che hanno neutralizzato i successi appena ottenuti. Il Bonolis violato troppe volte, 5, e che non riesce ad essere un fortino, quello che serve ad una squadra che punta alla salvezza. La priorità di Guidi sarà il ripristino della tenuta difensiva, dalla quale passano le fortune o meno del diavolo bucato più di ogni altro.
Non prenderle per una formazione che segna pochissimo significa anche riuscire a strappare un risultato positivo nelle gare complicate, quelle equilibrate, quelle che il diavolo ha dimenticato, considerate le uscite recenti che lo hanno visto sommerso di reti senza capacità di reazione. Ed è questo, la mancata reazione, l'aspetto più preoccupante che rende scettici sulla possibilità di arrivare a un punto e 16 a partita, un percorso non impossibile, ma di certo a cui servirebbero ben altri presupposti. La pallavolo, la Bavineto ha tesserato un nuovo centrale, si tratta del classe 98 Giuseppe Orlando che arriva dalla pallavolo Jolly Cinque Fondi, squadra calabrese di Serie B. E il Covid invece a farla da padrone anche nel turno di volley programmato per Santo Stefano, rinviate le gare di Sie Cortona e Abba Pineto. In A2 femminile nuova sconfitta per l'Altino che cade sul campo del Sant'Elia. Facciamo il punto con Sergio Zappalorto. Un Santo Stefano dove tutto è andato storto. Salta il big match al giro di boa in A3 tra Grottazzolina e Abba Pineto già alla vigilia di Natale. In extremis il 26 mattina stop pure in A2 all'Impavida in procinto di scendere a Castellana Grotte. Covid padrone assoluto. Tutto rinviato al vertice dove regna il Pineto, stop pure al Macerata. La Sieco non gioca mentre perde in casa la rivale Mondovì, ma vince il Brescia che stacca ulteriormente gli ortonesi nell'area rossa. Si riprenderà il 2 gennaio proprio tra Ortone e Brescia, altra gara all'ultima baionetta. In campo femminile perde di nuovo e resta zero un Altino generosissimo, ma in una partita dove cavar punti sono affiorati troppi limiti e troppi regali post natalizi per non avvenirsi ancora una volta. Rimane il grosso rammarico che, senza togliere nulla alla regia, ci mancherebbe, l'esperienza del recente acquisto Gatta avrebbe potuto dare il contributo giusto nei momenti chiave. Ciò non toglie che tanti errori in ricezione, ma anche in battuta, le carenze al muro, laziali 13 di cui 7 la sola ex Montechiarini contro 5 delle nostre, e allora le difficoltà finalizzatrici hanno causato un 3-1 contro un'avversaria, il Sant'Elia, con però pesanti assenze complessivamente alla portata. Primo punto rinviato, sperando che arrivi prima o poi l'atteso blitz. Tabellino individuale, 15 punti Cavalenca, 11 Lestini, 8 Lino, ma percentuale 7 Zingoni, 6 Spicocchi, 2 di Arcangelo, 64-39 le cifre della solita Mastrilli. Era l'ultima notizia, termina qui questa edizione del TG6. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito, buona serata.